Pekigame presenta. In questo video ti consiglio quasi 100 giochi di Steam che puoi giocare in coop locale con i tuoi amici o parenti. Sono tutti giochi in cooperativa da 2 fino anche a 10 giocatori, usando un solo PC, lo stesso schermo e un controller per ogni giocatore, ovviamente. In particolare sono giochi indie originali, scelti tra quelli che hanno meno di 7000 recensioni su Steam. Così lascio perdere quelli che sono già molto conosciuti, cose come Outward, Overcooked oppure Stardew Valley. Come al solito questi sono degli spunti per farti intuire se il gioco può piacerti o meno. Poi nel caso leggi le recensioni su Steam di chi lo ha finito, così capisci meglio se comprarlo subito oppure se aspettare i saldi. Naturalmente ci tengo a iniziare questa lista con la mia serie preferita in co-op, ovvero Earth Defense Force. Su Steam al momento ci sono sia il quarto che il quinto capitolo e in tutti i giochi puoi scegliere tra diversi personaggi e ognuno ha le sue abilità e armi diverse. Come nei migliori B-movie, ogni missione è piena di insetti giganti, robot e alieni di ogni tipo che cercano di attaccare e distruggere le città. Naturalmente il tuo obiettivo è ucciderli tutti e nel frattempo ti diverti anche a far esplodere i palazzi. Per aiutarti nella battaglia puoi raccogliere oggetti per aumentare la tua energia, ma soprattutto armi sempre più forti e assurde. Ci sono anche carri armati e mech giganti da usare in alcuni livelli. Il gioco è molto ripetitivo, però ti regala dei momenti epici davvero favolosi. Lo capisci quando spari decine di missili teleguidati contro una specie di Godzilla, mentre un tuo amico vola da una parte all'altra dello schermo sparando dei laser contro dei ragni giganti. Il gameplay è talmente semplice che va bene per ogni tipo di giocatore, e se diventa troppo difficile puoi sempre cambiare la difficoltà. Tra i giochi più divertenti per la coop locale in 4 giocatori c'è sicuramente Assault Android Cactus. Il gameplay è quello di un classico shoot 'em up con movimento libero, dove esplori 25 livelli pieni di nemici che sparano miliardi di colpi da schivare. Naturalmente il tuo obiettivo è quello di sopravvivere, uccidere tutti i nemici e arrivare fino alla fine di ogni livello. Scegli tra 9 personaggi da usare con diverse abilità, così trovi quello più adatto al tuo stile di gioco e hai qualche possibilità in più per non morire. Probabilmente non è adatto a giocatori meno esperti, vista la difficoltà e il numero enorme di proiettili su schermo. Mugsters mi ricorda un po' Body Harvest, che era uscito per Nintendo 64. Il gioco è diviso in diversi livelli, dove giri a piedi finché non trovi qualche veicolo da usare, cose tipo ambulanze oppure aerei. Insieme a un amico devi evitare gli alieni, che vogliono uccidervi, raccogliere degli oggetti e raggiungere delle zone protette facendo esplodere i muri oppure saltando un burrone con l'auto. Ci sono anche diversi enigmi ambientali, tipo schiacciare dei tasti al tempo giusto oppure muovere dei laser per attivare degli interruttori. Ogni livello è un piccolo sandbox di situazioni imprevedibili, tra UFO che ti inseguono, veicoli da provare e missili che esplodono dappertutto. La cosa più divertente è proprio pianificare insieme le strategie migliori oppure quelle più assurde, sperimentando con la fisica del gioco e il suo ambiente da distruggere. Ogni volta ti ritrovi davanti qualche imprevisto che ti costringe a rifare da capo il livello, però con molte risate. Per Swords of Ditto, immagine vecchi Zelda con il mondo da esplorare e i dungeon pieni di nemici, però in versione roguelike che cambiano a ogni partita. Puoi migliorare i personaggi con nuove abilità e armi sempre più strambe, dalle spade leggendarie fino alle mazze da golf. E poi lo stile 2D è splendido. È un piacere girare per il mondo per scoprire cosa si nasconde mentre cerchi di sopravvivere alle trappole e ai nemici bastardi. Nella città principale trovi anche altri personaggi da aiutare con varie fetch quest e tutte hanno un grande umorismo che ti fa sorridere per tutto il tempo. Come ogni altro roguelike, il gameplay può diventare molto ripetitivo, però in questi casi il bello della coop è anche quello di chiacchierare con i tuoi amici mentre giocate a qualcosa di semplice e divertente. Hacktag è un gioco stealth
in cui un giocatore deve entrare di nascosto negli uffici di qualche azienda capitalista per rubare oggetti e documenti, mentre l'altro giocatore hackera i loro sistemi di sicurezza. Ci si può dividere i compiti durante ogni missione con un personaggio che si muove silenzioso in mezzo ai nemici e l'altro gli apre le porte oppure spegne le telecamere. Se i nemici catturano il primo giocatore, puoi anche liberarlo hackerando la porta dove è stato rinchiuso. In alcuni casi, per aprire qualcosa, ogni giocatore deve trovare un pezzo della password, oppure dovete schiacciare dei tasti insieme al momento giusto. Praticamente è un gioco di spionaggio in cooperativa. Ha delle meccaniche abbastanza semplici e non va mai troppo oltre il rubare qualcosa senza farsi vedere. Però rimane una bella idea per la coop. Tutta la saga di Train è amata proprio per la modalità in cooperativa. Nel quarto capitolo sono tornati alla visuale laterale, con degli enigmi più semplici, forse per renderlo giocabile e divertente a più persone. L'avventura è divisa in livelli pieni di piattaforme, enigmi e nemici, che devi superare usando le diverse abilità di ogni personaggio. Ad esempio c'è il mago che può sollevare delle casse con la magia, oppure il guerriero che può usare lo scudo per respingere dei proiettili. Il bello della coop è proprio sperimentare ogni situazione con i diversi personaggi per capire come risolvere il problema e arrivare alla fine di ogni livello aiutandosi a vicenda. Se non li hai ancora giocati e preferisci una versione più difficile, allora puoi recuperare i primi due Train, però hanno il limite di 3 giocatori nella coop. Legend of Dungeon è uno dei primi roguelike che avevo giocato in coop con gli amici e ci ha fatto dannare per un sacco di notti. È molto molto difficile, però ti regala tante soddisfazioni quando riesci a sopravvivere in mezzo alle trappole e ai nemici bastardi. In pratica è un dungeon crawler hack and slash, devi esplorare un labirinto con un sacco di piani per trovare le scale che ti portano a quelli successivi e poi tornare di nuovo in alto verso l'uscita. Nel frattempo uccidi mostri nelle varie stanze per raccogliere soldi, esperienza e nuove armi, e queste nuove armi sono sempre più pazze. Ad esempio c'è un gatto con gli occhi laser, oppure un libro magico che evoca dei mostri che combattono al tuo posto. Vista la sua difficoltà, non è un gioco coop che va bene per tutti, però se hai 3 amici abbastanza pazzi e soprattutto abbastanza coraggiosi, allora può diventare un'esperienza indimenticabile. Amo la serie di River City e soprattutto gli ultimi episodi su 3DS, e su Steam ci sono alcuni spin-off come River City Girls, che ha rinnovato un po' la saga con 2 protagoniste femminili. Il gioco rimane praticamente lo stesso, un picchiaduro a scorrimento con un sacco di nemici strambi e una storia altrettanto demenziale. È divertente sia da giocare che da vedere per seguire la trama, soprattutto se ti piacciono le storie in stile anime tra giovani teppisti giapponesi. Invece di essere diviso in livelli da completare, esplori la città liberamente nei suoi quartieri, aprendo nuove strade mentre risolvi le varie quest. Ci sono un sacco di mosse da sbloccare e andando avanti nell'avventura migliori le abilità dei personaggi, così anche i giocatori meno esperti possono avere qualche possibilità di sopravvivere. Tra giochi in coop più originali di questa lista c'è sicuramente Wilmot's Warehouse. È una specie di puzzle game dove gestire un magazzino con centinaia e centinaia di prodotti diversi che sono simbolizzati da mattoncini colorati. Immagina di gestire migliaia di blocchi di Tetris con diverse combinazioni di colori che devi archiviare bene per ricordarti poi dove li hai messi e recuperarli velocemente quando te li chiede qualche cliente. In coop semplifichi la gestione con un tuo amico, ad esempio dividendo i compiti tra chi ordina i nuovi blocchi nel magazzino e chi invece pensa ai clienti. Naturalmente i primi livelli sono abbastanza semplici, però piano piano diventa sempre più complicato con quasi 500 prodotti diversi da gestire. Su Steam ci sono migliaia di shoot 'em up da giocare in cooperativa e sarebbe impossibile nominarli tutti. Uno di quelli più divertenti e spettacolari da vedere è sicuramente Next Machina, in cui ogni livello si riempie completamente di proiettili, raggi laser e pezzi dello scenario che esplodono. Devi per forza giocarlo con qualche amico abbastanza bravo e veloce nello schivare i colpi, altrimenti rischiate di morire nel giro di pochi secondi.
oppure di farvi venire qualche attacco epilettico. Naturalmente la soddisfazione in questi casi è proprio sopravvivere in mezzo al caos più totale, e giocare con un amico che ti aiuta a uccidere gli stormi di nemici può rendere la missione meno impossibile. Plunder Squad è un gioco talmente brutto da vedere quanto incredibile da giocare con 8 amici. Ogni giocatore sceglie un personaggio con delle abilità molto diverse tra loro, che poi influenzano gli enigmi da risolvere. Ad esempio c'è l'infermiera che risuscita gli altri giocatori, il vampiro che si trasforma in pipistrello per volare, oppure l'arciere che spara da lontano e colpisce gli interruttori. La tua missione è quella di raccogliere una serie di oggetti magici, ma per arrivarci devi superare insieme a tutti i tuoi amici una serie di stanze piene di enigmi davvero astrusi. Immagina un dungeon di Zelda dove ogni enigma deve essere risolto usando le abilità di 8 personaggi diversi e devi farlo poi nell'ordine giusto. Non sono molti i giochi in coop che supportano fino a 8 giocatori in locale ed è un'esperienza davvero catartica discutere con così tanti amici per trovare insieme la soluzione più assurda che ti permette davvero di superare una stanza che inizialmente sembrava impossibile. Tra i giochi co-op che hanno seguito il successo di Overcooked c'è sicuramente Moving Out. Qui invece di collaborare in cucina devi gestire i traslochi in diverse case in giro per il mondo. Naturalmente ogni casa è piena di trappole e imprevisti demenziali. Ad esempio, devi spostare dei mobili da un aereo che sta per decollare oppure in mezzo a un'alluvione. Ci sono un sacco di momenti epici, mentre con i tuoi amici urli come un pazzo, lanciando magari un divano fuori dalla finestra. Ci sono anche tantissime opzioni di personalizzazione del gioco che ti permettono di renderlo più semplice o più complesso a seconda di chi gioca. Non possono naturalmente mancare anche i run and gun a scorrimento laterale, soprattutto in 2D con una pixel art splendida. Tra questi c'è Black Future con la sua ambientazione cyberpunk, un sacco di nemici robotici e tantissime esplosioni e laser su schermo. La cosa interessante è che ogni personaggio può sopravvivere solo 18 minuti tra un punto di salvataggio e l'altro, e per sbloccare alcune skill devi pagarle con il tuo tempo. Questa meccanica rende il gioco super super veloce perché ogni secondo a disposizione conta davvero. Poter contare su un amico per proteggerti e aumentare la potenza del fuoco diventa quindi essenziale e sicuramente ha un sistema di gioco un po' complesso per chi non ha dei riflessi veloci. Se preferisci un'avventura esplorativa piena di umorismo e stile, c'è questo Knights and Bikes. Ha una grafica splendida e colorata, con un sacco di personaggi strambi. Nel gameplay esplori l'isola per trovare un tesoro nascosto, combattendo contro i fantasmi di una strana maledizione e risolvendo dei semplici enigmi in coop. Ad esempio, devi schiacciare dei tasti allo stesso momento, oppure passare sotto una porta prima che scada il tempo. Andando avanti con il gioco, sblocchi delle bici per pedalare tra i prati e c'è anche un'oca che ti segue durante la partita e la puoi accarezzare. Quindi solo per questo è un piccolo capolavoro. È super consigliato se giocando in coop vuoi anche una storia con tanti momenti divertenti e nostalgici. I picchiaduro a scorrimento sono sempre stati tra i classici giochi in coop e uno dei più belli da vedere su Steam è Fight and Rage. Ha degli sprite giganti che sembrano usciti da qualche sala giochi anni 90 e un gameplay super veloce e divertente. Naturalmente, come ogni altro beat'em up, il gameplay è lineare e devi solo uccidere tutti i nemici e sopravvivere fino al boss finale. Per rendere le partite un po' diverse e poterlo rigiocare più volte, ci sono delle strade alternative che puoi scoprire nei livelli e quindi diversi finali a seconda dei personaggi che usi e delle scelte che fai. Unrailed è un altro gioco co-op con un gameplay semplice, però abbastanza originale. In pratica c'è un treno che va sempre avanti sulle rotaie, però la ferrovia non è finita, quindi con i tuoi amici devi raccogliere abbastanza risorse per costruire altre rotaie e quindi farlo arrivare fine stazione. Puoi fare degli upgrade al treno per facilitare i lavori e avere nuove abilità, che ti sono poi utili nei livelli che diventano sempre più lunghi e difficili.
Visto che la meccanica di base è abbastanza facile da capire, riesce a essere un gioco perfetto per la coop anche tra giocatori molto diversi. Uno dei giochi più epici per la coop online è sempre stato Serious Sam, però pochi si ricordano che puoi giocarlo anche nella cooperativa offline. Ormai i computer sono abbastanza potenti per lo split screen e quindi funziona senza troppi problemi. Esplori i livelli per uccidere centinaia e centinaia di nemici, mentre scopri zone segrete e nuove armi molto utili per uccidere anche i mostri più grandi e bastardi. Anche Serious Sam ha una struttura abbastanza lineare e diverse difficoltà, così può accontentare un po' tutti. Ogni partita ti regala dei momenti davvero epici e quando riesci a collaborare con i tuoi amici per sopravvivere in mezzo alle ondate, con nemici che riempiono tutto lo schermo, allora trovi una soddisfazione speciale e un bel senso di fratellanza militare. Tower Climb è un roguelike in cui devi salire su una torre piena di trappole e nemici per arrivare fino alla cima e conquistare i suoi tesori. È un gioco bastardo con una struttura abbastanza lineare, quello che lo rende speciale è la sua coop locale fino a 25 giocatori. Ti lascio immaginare quanto possa diventare epico e divertente giocarlo con così tante persone. Purtroppo il gioco supporta solo fino a 4 controller, quindi tutti gli altri giocatori devono usare una tastiera che rende l'impresa un po' troppo difficile, oppure devi settare Steam per gestire i controlli della tastiera attraverso dei controller. In ogni caso è un'esperienza coop decisamente unica da provare se hai così tanti amici abbastanza pazzi. Con i due Curse of the Moon hanno fatto un lavoro splendido nel riproporre lo stile dei vecchi Castlevania per NES. Nel secondo capitolo c'è una bella modalità in coop per esplorare il castello e tutte le sue zone segrete insieme a un amico. Naturalmente un'avventura consigliata a giocatori abbastanza esperti, vista la quantità di trappole, mortali e nemici bastardi che devi affrontare. Se riesci a finirlo tutto in coop, allora ti senti di nuovo come quando eri bambino con il primo Castlevania a 8-bit. Genital Jousting è uno dei giochi più dementi da giocare offline con 7 amici e hanno anche inserito una storia da fare in coop per 2 giocatori. Partecipi a una serie di momenti nella giornata dei protagonisti mentre vanno a fare la spesa o devono prepararsi per un appuntamento romantico, però naturalmente queste attività diventano qualcosa di catartico quando i protagonisti sono dei peni colorati. L'avventura segue una storia introspettiva che racconta le difficoltà nei rapporti interpersonali e quando arrivi alla fine del gioco ti commuovi per quanto un'avventura colorata con i piselli di gomma riesca a essere più adulta e profonda di tanti altri giochi cinematografici. Pensavo che Garden of Light fosse molto più famoso, invece sembra che non abbia venduto molto su Steam. È una bella avventura creata apposta per essere giocata in coop, con Lara che viene aiutata da un guerriero indigeno per risolvere gli enigmi e sopravvivere nei combattimenti. Esplori un sacco di templi antichi, delle foreste misteriose e delle caverne piene di lava, arrampicandoti sui muri, saltando tra le piattaforme e lanciando corde al tuo amico quando non riesci a salire da solo. Hanno inserito un sacco di situazioni che possono essere risolte solo collaborando, ad esempio con un giocatore che schiaccia una leva per disattivare delle trappole su una piattaforma, così l'altro ci può saltare sopra. Ci sono anche tanti nemici da eliminare, tra cui diversi boss come ragni giganti oppure dinosauri mutanti. Per fortuna nascoste per i livelli ci sono anche delle armi più forti e nuove abilità da sbloccare. Lovers in a Dangerous Space Time è un'avventura spaziale colorata e piena di idee interessanti. Insieme ai tuoi amici dovete muovere un'astronave per diversi livelli e a seconda della situazione vi dividete i vari compiti. Ad esempio un giocatore guida l'astronave mentre un altro usa le armi oppure gli scudi. In questo modo potete muovervi tra asteroidi e astronavi nemiche per trovare tutti gli animaletti che sono stati catturati e nascosti in giro per i livelli. Gestire diversi compiti per un obiettivo comune è proprio il sistema che ti fa apprezzare la cooperativa con gli amici, così ognuno si sente importante e può trovare il ruolo che gli piace di più. Spiritfarer è un'avventura manageriale dove gestisci una nave che porta gli spiriti dei morti verso l'altro mondo.
Durante il viaggio in mare esplori delle isole per raccogliere nuovi materiali che sono essenziali per espandere la nave e accogliere dei nuovi ospiti. Gli spiriti che accompagni possono chiederti di trovargli qualche oggetto prima del loro addio, o magari devi cucinare il loro cibo preferito con qualche frutto o pesce che recuperi in giro per il mondo. Molto importante per seguire la storia è proprio il rapporto con questi personaggi, che hanno delle storie malinconiche e introspettive, anche se rimangono una parte minore rispetto al gameplay. È consigliato se ami giochi dove stare un sacco di ore a cercare e raccogliere materiali per poi costruire nuovi strumenti o trovare delle ricette gustose. Un altro gioco in coop, diventato molto famoso negli ultimi anni grazie a un'idea originale, è stato Keep Talking and Nobody Explodes. In pratica un giocatore guarda lo schermo dove c'è una bomba da disinnescare, mentre gli altri possono solo leggere il manuale della bomba e cercare di spiegargli cosa deve fare. Questo Exorcise the Demons funziona praticamente allo stesso modo, però chi gioca direttamente deve fare un esorcismo per evitare che i demoni di Satana invadano la terra. Un giocatore sta quindi nel gioco scrivendo formule magiche oppure disegnando dei simboli esoterici, mentre gli altri guardano il manuale satanico in PDF per spiegargli come funziona un esorcismo. Potenzialmente puoi giocarci con infinite persone che leggono il PDF, però credo che già in 4 diventi un'esperienza caotica e quindi bellissima. Dopo tanti anni a giocare in multiplayer con gli amici, cerchiamo cose sempre più strane e originali che riescono ancora a sorprenderci in coop. In alcuni casi, come EVE-O, il risultato finale non è sicuramente dei migliori, però l'idea è abbastanza stramba da farci divertire per qualche serata. Il gioco è diviso in livelli pieni di piattaforme e trappole e devi riuscire a raggiungere il traguardo muovendoti con i tuoi amici usando solamente le mani dei personaggi. Potete prendervi per mano e creare dei ponti oppure penzolare da una parte all'altra per poi lanciarvi verso la prossima piattaforma. Naturalmente il più delle volte cadete nel vuoto o vi spiaccicate contro il muro, quindi è consigliato se lo trovi a poco e se ha degli amici abbastanza curiosi. Catapult Kids è un altro roguelike con un sacco di abilità, di oggetti e di armi con cui sperimentare e puoi trovare tante soluzioni diverse per sopravvivere nei dungeon. Ad esempio ci sono degli stivali che ti permettono di correre sui muri, c'è un oggetto che fa innamorare i nemici, oppure una palla di slime con cui appiccicare i mostri e le trappole. Naturalmente, come ogni altro roguelike, quando inizi una nuova partita non sai bene cosa troverai nella tua avventura, quindi è importante giocarlo con un amico abbastanza cauto e creativo. Ci vorrà un po' di tempo prima di capire bene come funzionano tutte le sue meccaniche, però quando ci prendete la mano e riuscite a collaborare insieme sfruttando ogni abilità, allora potete sopravvivere in situazioni davvero assurde. Dagli stessi sviluppatori di Trine c'è questo Nine Parchments, che è un altro gioco coop basato tutto sui combattimenti magici. Ogni giocatore sceglie uno dei maghi disponibili e insieme dovete superare una serie di livelli fantasy pieni di nemici da uccidere con magie sempre più potenti. Andando avanti nel gioco sblocchi nuovi effetti e abilità e presto lo schermo si riempie di colori, esplosioni e raggi che vanno in ogni direzione. Il gameplay è abbastanza lineare e non ci sono molti enigmi come in Trine. Qui l'importante è combattere e sopravvivere, e ci sono anche un sacco di boss giganti da uccidere. Lo stile è bellissimo da vedere e i livelli sono un piacere da esplorare con gli amici. Se preferisci giochi dove serve più cervello al posto dei riflessi, allora puoi provare Death Squared, che è una delle cose più complesse da finire in coop. Muove fino a 4 robot in livelli con interruttori, dei raggi laser, ascensori e trappole di ogni tipo. Ogni giocatore deve coordinarsi con gli altri per arrivare ognuno alla casella finale senza esplodere o cadere. La cosa non è facile perché spesso ci sono delle parti del livello che si muovono seguendo proprio i movimenti dei personaggi. Alcune missioni inizialmente sembrano impossibili da fare e devi sperimentare con diverse soluzioni per intuire come sopravvivere. Se hai degli amici abbastanza illuminati per apprezzare tutto questo sforzo mentale, allora può farvi compagnia per un sacco di serate intellettuali.
Chariot ha uno stile bellissimo ed è un altro gioco coop con una meccanica abbastanza originale. Devi superare una serie di livelli portando un carrellino dall'inizio alla fine, ma naturalmente non puoi sempre spingerlo sulle ruote. In molti casi devi legarlo con una delle corde e trascinarlo in posti assurdi, mentre un giocatore si arrampica in alto e poi tira la corda verso di lui, trascinandosi sia il carrello che l'altro giocatore. Altre volte salite sul carrellino in discesa per prendere velocità e poi fare un mega salto, però non è comunque abbastanza per superare tutto il burrone e quindi uno di voi si lancia verso la piattaforma per agganciarsi con le corde e non farvi cadere nel vuoto. Insomma, è una specie di mix tra un platform e un gioco di arrampicata libera. È molto importante prevedere quando e dove attaccarsi per aiutarsi a vicenda, perché altrimenti nel giro di pochi secondi finite entrambi insieme al carrellino dentro qualche pozza di lava. La serie di Obscure era abbastanza famosa su PlayStation 2, però non tutti sanno che hanno fatto anche un port dei due capitoli su Steam. È un survival horror anni 2000, con tutti i pregi e i difetti del caso, però se ti piace il genere sai già cosa aspettarti. La cosa bella naturalmente è che puoi giocare tutta l'avventura in co-op con un amico, per risolvere i vari enigmi e uccidere i nemici con meno problemi. Anche la storia e la colonna sonora ti fanno tornare negli anni 2000, quindi potrebbe essere un bel salto nel tempo se siete cresciuti in quel particolare zeitgeist. Skyrogue è un gioco di combattimenti aerei in versione roguelite, con una grafica splendida che sembra uscita dai primi giochi poligonali degli anni 90. Ogni missione crea un livello random in cui devi distruggere una serie di obiettivi, volando tra aerei nemici, basi segrete e navi da guerra. Scegli diversi aerei per le missioni e finendolo più volte sblocchi dei nuovi modelli sempre più fantascientifici. Ma soprattutto ha una modalità in split screen per volare insieme a un amico con due aerei. È perfetto quando vuoi fare qualche partita veloce tra una lunga avventura e l'altra. Remi Lore è un dungeon crawler giapponese pieno di waifu, centinaia di nemici da eliminare, armi da scoprire e livelli da fare e rifare all'infinito, naturalmente per salire di livello. I combattimenti sono in tempo reale e un sacco di magie che possono aiutarti quando ci sono troppi mostri sullo schermo. La storia e il gameplay sono abbastanza semplici e lineari per non distrarre troppo dalle chiacchiere che fai con gli amici mentre giocate, quindi puoi passare qualche decina di ore nel suo mondo fantasy mentre litigate per decidere chi è la migliore waifu tra quelle che avete scelto. Bionic Commando Rearmed riprende il vecchio gioco per NES e gli regala una nuova grafica e un gameplay più fluido. Il gameplay rimane lo stesso da run and gun, tamarro, pieno di esplosioni e proiettili, e naturalmente la cosa più divertente è usare il rampino per pendolare tra le piattaforme e arrampicarti da una parte all'altra, facendo delle evoluzioni epiche. Se avevi amato l'originale, o meglio ancora se non l'avevi mai giocato, è un ottimo remake da finire con un tuo amico che ha gli stessi gusti un po' retro. Pixel Junk Shooter è un'avventura esplorativa dove giri per 150 livelli con due astronavi che si aiutano a vicenda per uccidere i nemici e risolvere un sacco di enigmi ambientali. La cosa più bella infatti è distruggere lo scenario e manipolare la fisica del gioco, ad esempio sfruttando l'acqua e la lava. Puoi rompere una parte della grotta per far uscire la lava e quindi salire senza pericolo, oppure usi l'acqua per raffreddare la lava e creare dei nuovi muri per proteggerti dai nemici. C'è anche un rampino per raccogliere oggetti e salvare i personaggi dispersi per i livelli, con un sacco di altri power-up e contenuti da scoprire. Se per la coop vuoi qualcosa di immediato, come i vecchi giochi arcade, ci sono titoli come Whip Whip, che somiglia un po' al vecchio Bubble Bobble, con due animaletti antropomorfi che devono eliminare tutti i nemici sullo schermo usando il loro rampino e i calci volanti. Ha degli sprite bellissimi da vedere e il gameplay è abbastanza lineare, anche se naturalmente i livelli diventano sempre più difficili da superare e ti servono dei riflessi veloci per completarli tutti.
Crypt Dark è un roguelike fantascientifico super veloce e pieno di particolari. Sembra un po' una versione più epica di Alien, con i protagonisti che devono esplorare una serie di astronavi e basi spaziali che sono state invase dagli alieni. Naturalmente puoi sbloccare nuovi power-up e abilità per aiutarti nei combattimenti e con l'aiuto di un amico hai qualche chance in più di sopravvivere contro le decine e decine di alieni che vi attaccheranno. Boot Hill Bounties è un RPG demenziale ambientato nel Far West. Insieme a tre amici lavori come cacciatore di taglie per eliminare i banditi più pericolosi del paese. Immagino un mix tra Earthbound, Metal Max e un vecchio film di cowboy, però è giocabile tutto in coop. La storia non è particolarmente complessa, però è piena di umorismo e c'è un bel mondo americano da esplorare. Se ti piace come stile e nessuno dei tuoi amici si annoia a leggere centinaia di dialoghi testuali, allora è una bella esperienza da finire in multiplayer. Direttamente dal creatore di Katamari Damacy, questo Wattam ha tutto lo stile di Keita Takahashi, con i suoi personaggi buffi che ti fanno sorridere solo a vederli. Nel gameplay i due giocatori possono usare diversi personaggi man mano che si sbloccano, con cui sperimentare per scoprire cosa fanno le loro abilità e risolvere dei semplici obiettivi. Ad esempio con il gabinetto mangi gli altri personaggi e poi tiri lo sciacquone per creare delle cacche dorate, oppure fai crescere un albero bagnandolo con le lacrime di un personaggio che piange. Insomma, è un gioco semplice, però è davvero pieno di situazioni strambe e tanti oggetti colorati con la faccia. Puoi finirlo nel giro di un pomeriggio, però poi ti rimane per sempre nel cuore. Vien Keep è un altro puzzle adventure con un sacco di enigmi che ti fanno impazzire e godere allo stesso tempo. I protagonisti sono due esploratori che devono superare una serie di templi antichi pieni di trappole e nemici, spostando casse, trovando chiavi e facendo esplodere della dinamite al momento giusto. Naturalmente ogni livello è stato costruito apposta per essere risolto solo con una grande dose di intuizione e collaborazione. Devi muoverti e spostare gli oggetti nel giusto ordine e puoi anche trasportare in testa il tuo amico per raggiungere delle zone troppo alte per saltare. È uno di quei giochi in cui quando riuscite a trovare insieme una soluzione geniale, quasi non ci credete di essere riusciti senza una guida. Sempre da Q Games, questo Nom Nom Galaxy è un altro strambo gioco in coop dove il tuo obiettivo è quello di esplorare un pianeta per raccogliere materiale e ingredienti per costruire delle fabbriche di zuppa. Devi anche proteggere la tua fabbrica dalle aziende capitaliste concorrenti che naturalmente vogliono distruggerla a bordo del loro UFO, ma per fortuna sblocchi nuove armi e veicoli per esplorare più facilmente il pianeta e automatizzare tutto il processo di produzione. Ha una grafica buffa e una trama che non si prende troppo sul serio, quindi potresti passarci intere settimane in multiplayer se amate la raccolta e il crafting. Un altro spin-off di River City è questo Underground, con uno stile più simile ai vecchi capitoli e la coop fino a 4 giocatori. La struttura rimane sempre la stessa, da picchiaduro a scorrimento con un mondo aperto, quindi puoi girare dove vuoi per la città per risolvere quest e sbloccare nuove strade. Ogni zona è riempita da decine e decine di nemici che sembrano non finire mai, quindi devi essere un fan del genere se vuoi resistere picchiando tutti questi teppisti. Naturalmente i personaggi possono salire di livello e sbloccare delle nuove mosse speciali, anche se i controlli sono decisamente più difficili rispetto ad altri giochi simili. Pikuniku è stato uno dei miei giochi preferiti nel 2019, con una storia demenziale piena di momenti epici e personaggi uno più assurdo dell'altro. Se ti piace l'umorismo bizzarro, puoi anche giocartelo in coop con un amico che ha dei gusti simili. Il gameplay è molto molto semplice, esplori un mondo a scorrimento laterale risolvendo qualche quest per gli abitanti, ad esempio ritrovando degli oggetti che hanno perso, oppure disegnando scarabocchi su un quadro. Ci sono anche dei minigiochi strambi, tipo gioco musicale oppure partita di basket, però i protagonisti hanno solo i piedi, quindi è sempre divertente da vedere, anche se i controlli ti fanno un po' impazzire.
8 Dragons è un altro beat'em up molto semplice e lineare, però come è successo per altri giochi di questa lista, diventa un'esperienza speciale perché puoi giocarci fino a 8 giocatori in locale. Immagina quindi un classico picchiaduro a scorrimento tipo Double Dragon, però su schermo ci sono altri 7 dei tuoi amici che picchiano altre decine di nemici. Insomma, il divertimento non è dato tanto dal gioco in sé, ma dal numero di persone che riesci a coinvolgere in questa missione violenta. I giochi stealth, in cui fare i ladri e rubare qualcosa, sono abbastanza comuni nel multiplayer in cooperativa. Uno di quelli più complessi, ma super divertenti da giocare, è sicuramente Monaco. Scegli tra diversi personaggi, che hanno abilità speciali molto molto utili per aiutarti nella missione. Ad esempio c'è l'hacker, che può disattivare le telecamere e gli allarmi, oppure la ragazza che seduce le guardie per distrarle. Andando avanti nel gioco, i livelli diventano sempre più grandi e difficili, e a volte si fatica un po' a capire bene quello che sta succedendo e dove è finito il tuo personaggio, però se riesci a non farti catturare dalla polizia, ti regala delle grandi soddisfazioni. È consigliato solo per giocatori abbastanza esperti e soprattutto pazienti. In Pitfall Planet devi completare una serie di dungeon con due piccoli robot per risolvere le varie stanze superando trappole e nemici. Usi un rampino per raccogliere gli oggetti oppure anche l'altro robot del tuo compagno, o se preferisci lo prendi in mano e lo lanci tu dentro la lava. Ci sono anche delle piccole sezioni di esplorazione del mondo in cui giri per scoprire dove sono nascosti i vari dungeon, e se ti piace il genere lo finisci con piacere nel giro di una serata in co-op. Pox è un altro gioco che ha uno stile strambo, dei protagonisti abbastanza originali. In pratica sono due cani attaccati insieme per il culo e ogni giocatore muove solamente una testa, quindi devi coordinarti bene con il tuo amico per esplorare i livelli e risolvere tutte le varie situazioni. Ad esempio, uno di voi morde una piattaforma per attaccarsi, mentre l'altro penzola per prendere lo slancio, oppure dovete muovervi su e giù per tagliare dei pomodori per poi condire una pizza, o magari usare il vostro corpo come una canna dell'acqua per spegnere un fuoco. Insomma, è talmente pieno di situazioni demenziali che riesce a divertire anche se il suo gameplay è molto molto semplice, però proprio per questo è adatto a giocatori di ogni tipo. Un altro genere di cui trovi centinaia di giochi su Steam è sicuramente quello degli shoot'em up con autoscroll, e anche qui sarebbe difficile citarli tutti. Uno di quelli più interessanti è questo Jamestown Plus, visto che supporta fino a 4 giocatori ed è stato creato apposta per finirlo in cooperativa. Non c'è molto altro da sapere. Se conosci il genere degli sparatutto su astronavi, sai già cosa aspettarti, tra migliaia di proiettili da evitare e boss giganti da uccidere. Per fortuna perdi una vita solo quando tutti i giocatori esplodono, quindi ti conviene decisamente giocarlo con più amici possibili. Le avventure con struttura roguelike sono sempre apprezzate per la cooperativa, visto che ogni volta che inizi una partita hai sempre qualche sorpresa che ti aspetta. Cave Blazer è un altro platform esplorativo con livelli procedurali molto molto difficili e per questo affascinanti da superare con un amico. Naturalmente inizi con poca energia e abilità scarse, però pian piano aumenti le tue statistiche, trovi decine di armi sempre più forti e hai finalmente qualche possibilità di sopravvivere fino alla fine. Altro gioco con uno stile simile a Overcooked è questo Outer Space, però qui devi gestire una stazione spaziale insieme ai tuoi amici. Cerchi di tenere il tuo personaggio sveglio e lo fai mangiare quando ha fame, pulisci le stanze dallo sporco alieno e poi ricicli i rifiuti per dare nuova energia alla base. Anche qui l'ideale è suddividersi i compiti per gestire tutta la stazione spaziale senza problemi, visto che le cose da tenere sott'occhio sono davvero tante e naturalmente non mancano gli imprevisti. Per fortuna puoi costruire dei mini robot per darti una mano con i vari obiettivi, soprattutto quando i tuoi amici si sono tutti addormentati sul divano virtuale.
Megabyte Punch è un mix tra Mega Man, Custom Robot e Smash Bros. C'è un mondo da esplorare pieno di nemici robotici che devi eliminare e quando li uccidi recuperi i loro pezzi per customizzare a piacere il tuo personaggio. La difficoltà è soprattutto nei combattimenti contro gli altri robot che infestano il gioco, quindi è essenziale migliorare le tue abilità con nuove braccia oppure armi sempre più potenti. Ci sono 6 mondi da completare e ognuno ha diversi boss da uccidere, quindi immagina un sacco di situazioni dove salvi i tuoi amici dai colpi di qualche boss bastardo. Death Road to Canada è a metà tra uno strategico post-apocalittico e un hack and slash di sopravvivenza contro gli zombie. Il tuo obiettivo è di esplorare l'America in auto, facendo tappa tra una città e l'altra per recuperare risorse e nuove armi. Purtroppo ogni città è invasa da centinaia di zombie, quindi con i tuoi amici dovete pianificare bene cosa fare e come collaborare per non venire tutti mangiati appena entrate in qualche supermercato per rubare il cibo. Oltre ad avere uno stile bellissimo e colorato, Gunner 2 è anche un ottimo run and gun in versione roguelike. Devi superare una serie di livelli surreali che sembrano disegnati con Paint, pieni di boss giganti che sparano laser e proiettili di ogni tipo. Puoi scegliere tra diversi personaggi, ognuno con le sue armi e teste da usare, che mischiati assieme possono dare diverse abilità speciali. È molto figo da vedere e dà grande soddisfazione riuscire a finire i suoi mondi procedurali senza morire. Deathspank è un bel clone di Diablo con un sacco di umorismo demenziale, anche se nella struttura rimane un action RPG molto molto semplice. Esplori un mondo fantasy alla ricerca di nemici da uccidere e personaggi da aiutare, il tutto per trovare soldi, armi rare più potenti e oggetti speciali come la cacca di unicorno. È pienissimo di dialoghi tragicomici e quest totalmente assurde, fatte apposta per non prendersi troppo sul serio. Puoi giocarlo con un amico appassionato del genere per salvare il mondo dalle galline e farvi 4 risate insieme. Claybook è un gioco basato sulla fisica del pongo, con una serie di missioni dentro livelli colorati, dove insieme a 3 amici manipoli il mondo e ti trasformi in diversi oggetti. La cosa divertente è proprio vedere come i tuoi movimenti possono plasmare i livelli. Ad esempio ti sfreghi contro una cisterna per bucarla e far uscire l'acqua, oppure schiacci parti dello scenario per creare nuove strade, a seconda degli obiettivi che ti danno. Ogni giocatore può trasformarsi in diversi modelli, da una palla di pongo a un razzo che vola con effetti decisamente comici. Se preferisci puoi anche costruire nuovi livelli con il pongo, collaborando sempre con i tuoi amici in split screen. Vagante è un altro platform roguelike dove esplori dungeon procedurali con 3 amici, recuperando nuove armi, oggetti e soldi per migliorare i vostri personaggi. Andando avanti nell'avventura ci sono boss giganti, sempre più forti e bastardi, quindi devi prepararti nel migliore dei modi per sopravvivere. Al massimo se muori ricominci tutto da capo, con nuovi dungeon creati a random, e se hai fortuna potresti trovare oggetti magici abbastanza potenti per aiutarti nella missione. Ibob è un platform da giocare per forza in cooperativa con un tuo amico, infatti i livelli sono stati creati apposta per essere risolti aiutandosi a vicenda, passando da un lato all'altro delle piattaforme con un sistema abbastanza geniale. In pratica è come se sotto le piattaforme ci fosse un mondo parallelo inverso. Sfrutti quindi questi portali tra i due mondi per saltare più in alto, uccidere i nemici dall'altro lato e risolvere enigmi ambientali sempre più complessi. Ci sono momenti abbastanza folli, quindi preparati a litigare con il tuo amico che non riesce a superare qualche salto. Octodad è uno dei giochi più originali e divertenti di sempre in co-op. Il protagonista è un polipo che finge di essere umano e quindi non devi far scoprire la sua famiglia o al resto della popolazione chi è davvero. Già come premessa è abbastanza assurda, ma la cosa più bella è che nella co-op ogni giocatore usa solamente un tentacolo del polipo. Quindi per camminare o per prendere gli oggetti devi collaborare con i tuoi amici in modi che non avevi mai immaginato prima.
In ogni livello devi risolvere qualche situazione tipica della vita di famiglia, come fare la spesa oppure portare i figli all'acquario, ma naturalmente tu sei un polipo guidato da quattro amici molto stupidi, quindi anche l'obiettivo più semplice diventerà un'avventura epica con cui pisciarsi addosso dalle risate. Doom and Destiny Wars è un gioco di sopravvivenza su un'isola deserta in cui quattro amici nerd devono scoprire come mai sono finiti nudi su una spiaggia. Immagina un gioco dove raccogli centinaia di materiali per poi costruire nuove armi, nuovi strumenti e una base sempre più grande. Naturalmente ci sono anche meccaniche di farming per coltivare il tuo orto e poi combattimenti a turni contro animali e nemici di ogni tipo. Sicuramente non è un gioco immediato, ti serve molta molta pazienza e anche i tuoi amici devono essere fan del genere per investire così tanto tempo a raccogliere gli oggetti necessari e a imparare tutte le sue meccaniche. Però se ti piace l'ambientazione puoi giocarci per decine e decine di ore prima di finirlo tutto. In Morcred devi far rotolare una sfera luminosa in giro per i livelli, con delle ambientazioni affascinanti e surreali, piene di trappole da superare. Devi proteggere questa sfera per non farla rompere e usarla per risolvere degli enigmi, ad esempio appoggiandola su un interruttore per aprire una porta, o in generale per fare luce all'interno dei livelli bui. La cosa che rende la cooperativa ancora più complessa è che i personaggi muoiono se vengono colpiti dalla loro ombra. Visto che la sfera emette una luce molto forte, devi stare attento a non passarci davanti mentre hai dietro il tuo amico, altrimenti lo uccidi sul colpo con la tua ombra. Quindi devi anche pianificare bene tutti i vari movimenti mentre ti sposti. Juicy Realm è uno shoot 'em up roguelike ispirato da cose come The Binding of Isaac oppure Nuclear Throne, con un character design altrettanto splendido e un bell'umorismo che ti rallegra solo a vedere i personaggi. Esplori questi livelli procedurali con decine e decine di nemici bastardi che naturalmente ti vogliono uccidere, e tu devi evitare i loro proiettili e usare tutte le armi assurde che trovi in giro. Raccogliendo oggetti e risorse, migliori il tuo campo base per sbloccare nuove abilità e opzioni. Se hai già finito tutti gli altri giochi del genere, prova anche questo con un amico e magari ti piacerà anche più di quelli famosi. Tobe's Vertical Adventure è un altro gioco arcade super immediato che ricorda vecchi platform anni 90. Il tuo obiettivo è quello di superare dei livelli pieni di gemme da raccogliere e di nemici da evitare per riuscire ad arrivare fino alla fine. In coop vi potete aiutare nei salti più difficili, prendendo per mano il personaggio del tuo amico e tirandolo su, e quindi ti dà una bella soddisfazione vedere i due protagonisti che si aiutano. Anche questo è un gioco lineare che non ha bisogno di troppo tempo per essere capito, anche se alcuni livelli potrebbero essere un po' difficili per i giocatori meno esperti. Tra i giochi co-op più liberi e sperimentali c'è questo Holly e Bolly, che è un'altra idea bizzarra del collettivo Sock Pop. Insieme a un amico guidi due personaggi strambi mentre sono nel bosco per tagliare qualche albero e costruire la loro capanna, oppure catturare le pecore che sono scappate. È un'esperienza rilassante da giocare senza particolari obiettivi o tempi, e sicuramente è una collaborazione diversa dal solito che puoi finire in meno di un'ora. Per tornare ai dungeon crawler fantasy c'è questo Forst, praticamente un action RPG in cui insieme ai tuoi amici devi esplorare dei livelli pieni di nemici, vari enigmi da risolvere e trappole da evitare. Ci sono diverse classi di personaggi tra cui scegliere a seconda del tuo stile di gioco, quindi è importante capire come preferisci combattere, perché poi ci saranno centinaia di mostri da uccidere. Immaginano un po' come una versione di Gauntlet con più enigmi da risolvere e una difficoltà abbastanza alta, per cui è consigliato giocarlo sempre in quattro. Uno dei giochi co-op classici su Mega Drive è sempre stato Toe Jam and Earl. Praticamente è un roguelike umoristico dove usi due alieni rapper che girano per i livelli pieni di imprevisti in cui devono cercare dei regali nascosti. In questi regali trovi abilità speciali che possono aiutarti nell'avventura, ad esempio le ali per volare oppure le scarpe con le molle per evitare le trappole e i nemici.
Nei livelli potresti trovare un po' di tutto, magari devi attivare degli interruttori nel giusto ordine, oppure completare dei minigiochi, ad esempio una prova musicale dove schiacci i tasti a ritmo di rap. Questo nuovo episodio mantiene la difficoltà delle versioni a 16 bit e la sua struttura un po' astrusa. Infatti ti lascia libero di esplorare a piacere ogni zona senza farti capire bene cosa fare e dove andare. Alla fine il bello è anche girare a caso con gli amici per provare un po' di tutto e scoprire da soli cosa fare in mezzo a tutte queste situazioni random. Equestria è un altro hack and slash molto molto semplice, però diventa interessante grazie alla coop che ha il supporto fino a 8 giocatori in locale. Il gameplay è quello classico del genere, devi girare per i livelli uccidendo tutti i nemici, evitando le trappole e raccogliendo i soldi per migliorare il tuo personaggio. Tutti i livelli sono procedurali e quindi cambiano ogni volta che li giochi. Una meccanica originale è che hai un tasto per incoraggiare i personaggi dei tuoi amici e quando lo fai possono riprendere energia oppure usare le loro abilità speciali. In pratica la forza dell'amicizia come arma finale. Door Kickers Action Squad è una versione più arcade del classico simulatore di squadre speciali, in cui devi intervenire in vari livelli per eliminare i terroristi e salvare tutti gli ostaggi. Immaginalo un po' come una specie di run and gun più strategico, perché devi fare attenzione ai personaggi da salvare, cercando di eliminare i nemici prima che facciano scattare l'allarme. Naturalmente ci sono anche un sacco di porte da buttare giù a calci, oppure da fare esplodere a piacere. Biped è un altro puzzle adventure basato proprio sulla coop. Usi due piccoli robot che camminano spostandosi con una gamba alla volta e devono collaborare tra loro per risolvere enigmi e situazioni di ogni tipo. Ad esempio, devi passarti delle casse al volo mentre scivoli su delle ringhiere a tutta velocità e poi lanciare le casse dentro qualche buco. Oppure vi attaccate tra di voi con una fune per trascinare interruttori e oggetti dello scenario. Il gioco dura poco, però ha un sacco di situazioni divertenti in cui è una grande soddisfazione collaborare. Riverbond ha uno stile bellissimo, tutto fatto in voxel, e quando uccidi i nemici oppure rompi lo scenario, si riempie tutto di cubi che volano per lo schermo. Il gameplay è quello di un classico hack and slash, dove sopravvivere in mezzo a decine e decine di nemici e boss giganti, tutti con un design buffo e colorato. I livelli sono abbastanza lineari e facili, quindi va benissimo da giocare mentre chiacchieri con gli amici, senza doverti scervellare troppo o preoccuparti di risolvere enigmi difficili. E per questo è perfetto da giocare anche con persone che non sono troppo esperte. Ruby and Majesty è un action adventure dove superare una serie di dungeon pieni di enigmi facendo collaborare la protagonista con il suo amico Pipistrello. Ad esempio, Pipistrello può volare per raggiungere interruttori lontani, e invece la protagonista può spingere delle casse e attivare degli interruttori. E insieme possono sparare una specie di raggio magico per danneggiare alcuni nemici. Nei livelli trovi anche personaggi strani da salvare e la storia sembra abbastanza interessante per seguirla senza annoiarvi. Teeny Brains è un altro gioco basato sugli enigmi da risolvere usando diverse abilità di quattro personaggi. I protagonisti sono delle cavie da laboratorio su cui hanno fatto degli esperimenti e adesso hanno dei poteri speciali. Ad esempio, una di loro può usare il teletrasporto e un'altra può creare dei blocchi di ghiaccio. Ogni stanza può essere completata in modo diverso a seconda di quali personaggi usi, quindi ti dà soddisfazione trovare la soluzione più adatta al gruppo di amici con cui stai giocando. Anche questo puoi finirlo in un pomeriggio senza troppi problemi e con giocatori di ogni tipo, visto che gli enigmi non sono troppo complicati e ci sono diversi modi per risolverli. Extreme Exorcism è un altro gioco co-op arcade con una meccanica molto originale.
Infatti ogni livello è una stanza in cui devi eliminare tutti i fantasmi, però dopo la prima ondata i movimenti e i colpi che hai sparato diventano dei nuovi fantasmi che appaiono nelle ondate successive. In pratica le tue azioni presenti si trasformano nei nemici che devi poi eliminare in futuro. Immagina quanto possa diventare pazzo e caotico ogni livello, soprattutto con quattro amici che collaborano tra di loro, ma che poi diventano nuovi nemici col passare del tempo. Entrambi i guacamelee sono dei metroidvania umoristici con ambientazione da wrestling messicano. Anche se non ti piace troppo il genere, giocarli in coop con quattro amici gli rende un'esperienza speciale, anche se è un po' troppo hardcore in alcuni punti. Come ogni altro metroidvania c'è un mondo enorme da esplorare e un sacco di abilità da sbloccare, che ti permettono poi di aprire nuove strade e zone. Alcune parti del gioco sono abbastanza hardcore, soprattutto i boss e le parti platform verso la fine, quindi giocalo solo con amici abbastanza esperti. Sempre se ami i vecchi giochi arcade, Digby Extreme è un bel clone del classico Dig Dug. L'obiettivo è quello di scavare verso il traguardo, raccogliendo cristalli, evitando trappole e nemici, e come in tanti altri retro game ha una struttura lineare e controlli molto semplici, anche se la difficoltà può diventare molto alta negli ultimi livelli. Anche questo è consigliato come intermezzo arcade tra giochi co-op più lunghi e complessi. The Cave è un'altra avventura a scorrimento laterale con tutto l'umorismo di Double Fine. Scegli tra diversi personaggi con abilità molto diverse tra loro per esplorare una caverna piena di misteri e puzzle ambientali da risolvere. Ad esempio, uno dei protagonisti è una specie di Indiana Jones e quindi può usare la frusta per attaccarsi ad alcune parti dello scenario, oppure c'è un viaggiatore nel tempo che può teletrasportarsi. A seconda dei personaggi che scegli si aprono quindi diverse strade nella caverna e cambia completamente l'andamento dell'avventura. Vale la pena giocarlo più volte, anche con gli stessi amici, per scegliere protagonisti diversi e vedere tutte le strade alternative. Hammerwatch è un altro ottimo dungeon crawler in stile Gauntlet, pienissimo di segreti e soprattutto con centinaia di proiettili e nemici su schermo. Insieme a tre amici puoi esplorare i livelli per risolvere dei piccoli enigmi, ad esempio schiacciare dei tasti insieme nel giusto ordine, ma la cosa più importante è aiutarvi a vicenda per uccidere tutte le ondate di nemici, uno più bastardo dell'altro. È un gioco decisamente hardcore per appassionati del genere, probabilmente morirai un sacco di volte dopo aver finito tutta l'energia e le vite, però quando riuscite a finirlo scoprendo tutti i suoi segreti, allora ti regala una grande soddisfazione. L'ultimo gioco di questa lista per collaborare con più di 4 giocatori è questo Pico Park, che supporta la coop fino a 10 amici. Ogni livello ha qualche situazione da risolvere in coop, ad esempio devi saltare uno sull'altro per raggiungere una piattaforma troppo alta, oppure dovete mettervi nella posizione giusta tutti insieme per fare rimbalzare una pallina sulla testa di ogni giocatore e farla andare fino in buca. Insomma, per un gioco low budget di questo tipo ci sono delle belle idee che ti costringono a discutere e pianificare cosa fare insieme a tutti i tuoi amici, diventando un'esperienza decisamente unica su Steam. Cat Quest 2 è un altro dungeon crawler con uno stile colorato, dedicato a ogni tipo di giocatore, visto che non è troppo difficile o complesso da seguire. C'è un mondo fantasy da esplorare, con un sacco di dungeon da risolvere e tanti amici buffi da uccidere. E durante l'avventura sblocchi armi diverse per trovare quella che preferisci a seconda del tuo stile di combattimento. E poi naturalmente è pieno di gattini e dialoghi divertenti. Wildfire è un gioco stealth dove sfruttare gli elementi per interagire con l'ambiente e i nemici, trasformando le situazioni a tuo vantaggio. Ad esempio dai fuoco a un accampamento nemico, oppure usi la magia per creare una zona di cespugli, per arrampicarti su un muro, oppure per nasconderti tra le foglie. Ogni zona del mondo ha degli ostaggi da salvare e insieme a un amico potete specializzarvi su diversi tipi di magie in modo da dividervi i compiti e usarle a seconda della necessità.
Altro gioco ispirato dal successo di Overcooked è questo Catastronaut, in cui devi collaborare con gli amici per gestire una nave spaziale e combattere contro gli alieni. Ad esempio, uno di voi deve sparare con i laser per abbattere le astronavi nemiche, mentre un altro spegne gli incendi quando la vostra nave è danneggiata. È un gioco molto molto più semplice rispetto ad altre cose simili e puoi finirlo nel giro di un pomeriggio anche con persone poco esperte. Fullmetal Furies è un run and gun con un character design che mi ricorda un po' i vecchi giochi Treasure e ha un sistema interessante di bonus per migliorare le abilità e i colpi speciali dei tuoi amici se rimani vicino mentre si combatte. Per questo durante i livelli devi tenere conto di dove sono gli altri personaggi e quindi aiutarvi a vicenda con le vostre abilità. Il sistema di combattimento cooperativo è un po' complesso, quindi meglio giocarlo solo con altre persone esperte che sono già fan di questo genere. Se vuoi qualcosa di più semplice, da finire anche con giocatori casual, prova Vertical Drop Heroes, che è un roguelite dove scendere per delle caverne create a random e quindi sopravvivere in mezzo a nemici e trappole di ogni tipo. È abbastanza lineare e semplice da giocare, visto che tra una parte e l'altra migliori l'abilità dei personaggi e hai più speranze di sopravvivere anche contro i boss che trovi in fondo alle grotte. Mercenary Kings è praticamente Metal Slug con una struttura simile a Monster Hunter e la co-op fino a 4 giocatori. Dal campo base puoi scegliere diverse missioni in giro per il mondo, che sono poi livelli da esplorare a piacere in tutte le direzioni, naturalmente piene di nemici da eliminare. L'obiettivo della missione potrebbe essere uccidere un boss oppure raccogliere dei materiali che poi ti servono per craftare nuove armi sempre più assurde. Ad esempio puoi aggiungere danni elementali ai tuoi fucili oppure creare dei proiettili che sono teleguidati. Anche questo è abbastanza difficile, quindi è consigliato da giocare solo con fan di Metal Slug e Monster Hunter. Un altro gioco stealth dove interpretare dei ladri è questo Est Heist, in cui ogni livello ha diversi palazzi da esplorare e naturalmente cose da rubare, però devi stare attento a non farti scoprire dalle guardie. Grazie a un amico le missioni possono essere meno difficili, ad esempio uno di voi può distrarre le guardie mentre l'altro ruba qualcosa oppure cerca di scassinare una porta. Ci sono 50 livelli da superare, però se ci prendi la mano puoi superarli tutti in co-op nel giro di qualche ora senza farvi mai scoprire. 20XX è praticamente Mega Man in versione roguelite. Ogni livello infatti viene creato a random e devi sopravvivere tra piattaforme su cui saltare, nemici che ti sparano da ogni angolo e naturalmente boss bastardi da eliminare prima che ti uccidano. Andando avanti con i livelli sblocchi diverse armi e più di 100 power-up, nuove abilità e qualche possibilità in più di sopravvivere. È un gioco hardcore come i vecchi Mega Man, quindi va bene solo per la co-op con altri amici che hanno dei riflessi molto molto veloci. La serie di Battletoads è sempre stata apprezzata per la sua modalità in co-op e i livelli che mischiavano generi diversi, anche se pochi poi sono riusciti a finirli tutti. Su Steam è uscito il reboot della saga che mantiene lo stesso umorismo e la struttura con livelli multigeneri con la loro difficoltà bastarda. In alcuni livelli devi picchiare tutti, in altri devi solo saltare sulle piattaforme mentre scappi da qualcosa oppure sparare come in uno shoot 'em up e naturalmente non mancano le sezioni dove volare sulle overbike senza schiantarti contro qualche muro. Non so quante persone potrebbero apprezzare questo mix di generi così ripetitivo e hardcore, però se l'idea ti ispira e se trovi qualche altro amico pazzo, allora potrebbe darvi una bella soddisfazione se riuscite a finirlo. Anche Pod è un puzzle game in cui due personaggi devono usare le loro abilità per superare tutta una serie di stanze piene di enigmi. Ad esempio uno dei protagonisti può teletrasportarsi e far alzare delle piante, e invece l'altro può spostare oggetti e interagire con le rocce nei livelli. Andando avanti nell'avventura sblocchi nuove abilità per superare situazioni sempre più complesse, però rimangono sempre abbastanza intuitive, quindi puoi giocarlo tranquillamente con persone di ogni tipo, visto che non diventa mai troppo difficile.
Children of Morta è un action RPG con dungeon procedurali dove interpreti una intera famiglia che cerca di salvare questo mondo fantasy dal solito demone oscuro. Naturalmente ogni componente della famiglia ha diverse skill, ad esempio il padre è un guerriero con la spada e lo scudo, mentre una delle figlie può usare magie da lontano. Andando avanti nella storia migliori le abilità del personaggio e naturalmente sblocchi nuove skill utili per sopravvivere contro tutti i nemici che trovi nei dungeon. Insomma, se ami il genere, è un'avventura fantasy con una bella storia familiare che puoi giocare per un sacco di ore in co-op con un amico. 1001 Spikes è un platform hardcore dove superare ogni livello masocore insieme a tre amici, saltando sulle varie piattaforme, evitando i nemici e le trappole mortali. È un gioco molto molto bastardo, ti nascondi ai suoi pericoli finché non ci finisci sopra. Per fortuna ogni giocatore può scegliere tra diversi personaggi, così trovi quello con lo stile di movimento e attacco che preferisci. Naturalmente ci sono anche dei boss molto difficili da uccidere e solo giocando con altre persone abbastanza abili hai qualche chance di finirlo tutto in multiplayer. Pit People è stato creato dallo stesso team di Castle Crashers e Battle Block Theater, anche se in questo caso è una strana avventura strategica a turni. C'è un mondo da conquistare con un centinaio di missioni dove combatti contro armate di nemici e l'umorismo della storia è sempre splendido, però il gameplay è più lento rispetto agli altri giochi che hanno fatto. Se comunque ti piace l'idea di un RPG strategico da finire con un amico e se entrambi amate queste storie demenziali, allora potrebbe piacervi molto. Cortex Command è un gioco strategico in tempo reale dove gestire un gruppo di soldati contro l'esercito nemico per distruggere il loro comandante. Praticamente assomiglia a un mix tra StarCraft e Terraria e puoi controllare ogni soldato per muoverti e sparare come se fosse Metal Slug. Il gioco è diviso in diverse missioni e il tuo obiettivo è sempre quello di distruggere il comandante dei nemici. Per farlo raccogli materiali per migliorare i tuoi soldati oppure costruisci una base per proteggerti dagli attacchi dell'altro esercito. I controlli e la gestione strategica delle truppe è abbastanza complicata da capire, però se conosci altre tre persone che sono appassionate del genere diventa un'esperienza affascinante in co-op. Zombie Vikings è un altro hack and slash pieno di umorismo e personaggi demenziali. Naturalmente il tuo obiettivo è quello di superare ogni livello, uccidendo tutti i mostri e raccogliendo soldi per migliorare il tuo equipaggiamento. Tra una missione e l'altra ci sono un sacco di scene animate con dialoghi divertenti che raccontano la storia e i suoi personaggi bizzarri e ogni livello ha delle missioni secondarie da seguire per trovare più soldi e segreti. È un peccato che non sia più conosciuto perché è davvero strapieno di contenuti se sei un fan del genere. Super Motherlode è un'avventura in cui giochi a fare i minatori spaziali. Finisci su Marte durante il periodo della guerra fredda steampunk tra Russia e America e devi scavare il pianeta insieme ai tuoi amici per raccogliere materiale per la tua grande patria. Naturalmente andando avanti nelle missioni costruisci trivelle sempre più veloci e sblocchi nuove abilità, così puoi scavare ancora più a fondo nel pianeta. In generale ha una struttura di gioco abbastanza semplice e puoi finirlo senza troppi problemi anche con giocatori meno esperti. Renegade Ops ricorda vecchi giochi tipo Desert Strike, dove usi un veicolo per esplorare dei livelli pieni di basi segrete e soldati nemici da distruggere. Qui usi principalmente delle auto armate in stile Mad Max, che puoi migliorare con nuovi missili e abilità man mano che raccogli materiali. Giri per ogni livello liberamente, in ogni direzione, cercando gli obiettivi da distruggere oppure da salvare. Ad esempio a volte devi proteggere delle città di civili oppure un veicolo degli alleati. I controlli sono immediati ed è un piacere correre in giro per le strade e in mezzo alle foreste usando la tua auto militare, facendo derapate mentre fai esplodere qualche carro armato gigante. Per finire questa lunga lista c'è Relic Hunter Zero, che è uno dei pochi giochi gratuiti su Steam che ha una bella modalità in co-op. Praticamente è uno shoot 'em up in stile Nuclear Throne,
e devi superare una serie di livelli procedurali, sparando ai nemici come un pazzo ed evitando naturalmente i loro proiettili. Hai un sacco di armi diverse tra cui scegliere e con il supporto workshop ci sono centinaia di altre pistole, lanciamissili e laser che puoi scaricare gratuitamente. Visto che è gratis, puoi provarlo quando vuoi con un amico e poi se vi piace ve lo giocate tutto. Come per il video che avevo fatto sui giochi Steam per il multiplayer locale, ormai il PC è diventato la nostra piattaforma preferita anche per la coop. Quando eravamo piccoli giocavamo in cooperativa soprattutto su console, visto che c'erano molti più giochi con il multiplayer locale e non c'erano problemi per usare i controller. Negli ultimi anni per fortuna le cose sono cambiate. Steam supporta ogni tipo di controller USB e ci sono tanti giochi indie molto diversi tra loro che puoi recuperare in offerta e far girare su PC anche molto vecchi. Purtroppo per noi rimangono sempre gli stessi problemi della vita adulta, abbiamo poco tempo libero per vederci tra amici e quindi per giocare. Però crescendo e costruendo una famiglia può capitare di giocare anche con la tua compagna o il tuo compagno, che magari non sono videogiocatori, oppure con i tuoi figli o nipoti. Sarebbe poco divertente giocare in multiplayer contro persone poco esperte, però in coop ci si può divertire lo stesso proprio perché ci si aiuta a vicenda. Mi auguro che tu possa sfruttare tutte queste potenzialità coop di Steam, senza dimenticare che su PC puoi anche recuperare centinaia di altri vecchi giochi in cooperativa per console e arcade usando qualche emulatore. Comunque immagino che se hai visto questo video fino alla fine sei anche tu un fan della coop locale, quindi se hai qualche altro consiglio è sicuramente il benvenuto. Intanto nella descrizione del video ti metto l'elenco completo dei giochi che ho citato in questo video. Naturalmente in futuro usciranno altri giochi coop interessanti su Steam e quando capita te ne parlerò nei prossimi video pubblicati nel progetto Gekigemu. Oltre ai giochi coop che avevo già provato e finito con gli amici, per creare questo video ho spulciato uno ad uno più di 5.000 giochi pubblicati su Steam, tra quelli che avevano il multiplayer in cooperativa, così da trovare quelli più interessanti e meno conosciuti. Puoi immaginare quanto tempo sia servito per cercarli, per leggere le recensioni, capire meglio com'è il gameplay e poi scegliere quali consigliare. Posso continuare queste ricerche approfondite nel mondo sotterraneo dei videogiochi solo grazie al supporto dei ragazzi e delle ragazze che mi aiutano su Patreon. I canali YouTube più famosi ricevono soldi dalla pubblicità o dalla collaborazione con le aziende. Io posso continuare un progetto di nicchia come Gekigemu solo grazie al supporto di altri appassionati. Se anche tu hai voglia di aiutarmi, puoi leggere come fare nella pagina di Gekigemu su Patreon. A presto e grazie per il supporto.